In questi giorni a Clusone si discute molto dell'affidamento dell'ufficio turistico. Qual è la posizione della minoranza? È vero, in questi giorni si sente parlare molto di ufficio turistico, ma la situazione che si è creata è ambivalente. Da una parte la gestione dell'ufficio turistico che è stata data in gestione attraverso un affidamento alla Promoserio e dall'altra però abbiamo tutte le sorti dell'Associazione Turismo Pro Clusone che, come si è letto dai giornali, stanno facendo alcune scelte anche molto pesanti che avranno comunque delle conseguenze. Nell'ultimo consiglio comunale la minoranza ha chiesto al sindaco di chiarire in merito a questa situazione e proprio nella giornata di ieri è stata presentata la richiesta della convocazione di un consiglio comunale ad hoc proprio per chiarire e delineare quello che è stato, quello che è e quello che sarà sia dell'ufficio turistico che dell'Associazione Turismo Pro Clusone. Voglio sottolineare in particolare la peculiarità dell'associazione, che è ultracentenaria e che comunque all'interno dello statuto annovera il fatto di avere 3 membri di nomina sindacale. Quindi ad ogni cambio di amministrazione il sindaco è tenuto a nominare 2 membri di maggioranza e uno di minoranza, proprio perché a livello statutario c'era un rapporto di operatività di quello che l'associazione doveva fare nei confronti del comune e che comportava il fatto anche di avere dei membri che potessero controllare quello che era l'attività legata a questa associazione. Ed è l'unica associazione di Clusone che ha, questo, che ha nello statuto questa norma. Pertanto noi abbiamo appunto bisogno di capire che cosa intende fare l'amministrazione, visto che proprio nelle parole sia del sindaco che dell'assessore hanno più volte detto che nel loro programma c'era già e si leggeva già la volontà di fare questa scelta. Noi abbiamo letto le linee programmatiche, le ho lette anche in consiglio comunale, l'unica frase che può toccare questo argomento è proprio la frase che cita puntualmente: progettare la distinzione fra ufficio turistico, cioè fra l'associazione Turismo Pro Clusone e ufficio turistico. Dentro in questo progettare la distinzione, noi non leggiamo quello che poi è avvenuto, ma secondo noi doveva essere fatto un percorso di confronto, di dialogo, del sediamoci intorno al tavolo, vediamo quello che riusciamo, vogliamo noi come amministrazione portare avanti e salvare anche quello che invece l'associazione aveva in mente, aveva comunque promesso nella campagna elettorale, tra virgolette, che è stata fatta proprio nell'aprile 2021 e dove tantissimi ragazzi, tantissime figure e gente nuova si è messa in gioco e ha messo veramente il suo tempo e la sua faccia. Quindi quello che noi in questo momento chiediamo è questione di chiarezza e soprattutto di capire quale sarà il futuro che intendono poi e insieme intendiamo poi percorrere, perché comunque ricordo che anche se siamo minoranza siamo cittadini di Clusone, quindi se le cose vanno bene per tutti. Non abbiamo questa preclusione di dire no, se vanno male le cose siamo contenti. No, noi non siamo contenti.